un nuovo video, io sono Doina, benvenuti su questo canale dove si parla di sostenibilità, di minimalismo un pochino e del Canada ogni tanto, sì, ogni tanto perché ho fatto troppi video sul Canada, gli ho dato troppa attenzione. Non sto scherzando. Allora, oggi siamo qua per fare un altro anti-haul. Che strano, io che boicotto cose, stranissimo. Allora, voglio fare questo anti-haul perché ce l'ho da un sacco di tempo dentro le mie notes poco professionali e vorrei sbarazzarmi un pochino di alcune idee che metto qua, perché alle volte io metto delle idee qua, poi me ne vengono altri e decido di fare tutt'altre cose. Ecco, perfetto. Allora, oggi faremo un anti-haul di prodotti di bellezza, ok? Quindi tutte quelle cose che rientrano nella categoria bellezza, vediamolo così, però forse c'è qualcosa che non c'entra niente, però vabbè, vediamo un pochino dopo. Allora, primissima cosa di cui voglio parlare sono i glitter e la mica. Allora, i glitter sono letteralmente pezzi di plastica, quindi non sono biodegradabili, figuratevi se sono compostabili. Quindi ogni prodotto che contiene glitter o comunque tutte quelle bellissime cose che Euphoria ci ha fatto uscire fuori, perché oh mio Dio, i glitter sotto gli occhi con le stelle, è pazzesco! Ecco, no, non va bene. Quindi in un prodotto di bellezza, io per prima sono molto amante dei glitter, mi piacciono tanto i colori che sbriluccicano tantissimo, però non uso i glitter, sì. Cioè ho delle palette che hanno dentro dei colori che sono sbrilluccicosi ma non sono glitter, ecco, perché i glitter appunto non sono biodegradabili, quindi quando voi vi struccate queste bellissime glitter vanno nelle acquette e le piscioline se le mangiano, quindi non è molto bello. Quindi sì, per farvela breve, non usate glitter o comunque informatevi tantissimo quando comprate una cosa se i glitter sono biodegradabili. Se sono biodegradabili, ok. Invece la mica, e anche questo è un minerale che viene usato per appunto per fare il sbrilluccicoso. Praticamente Edward Cullen era un pezzo di mica. Sto scherzando. Allora, quindi la mica viene appunto utilizzata tantissimo nelle palette, ma viene utilizzata anche in cose tipo smalti o anche in rossetti, però principalmente in palette, proprio su per fare quei colori sbrilluccicosi molto belli, per i quali io vado molto molto pazza e non lo nascondo. Però qual è il problema della mica? Il problema della mica non è tanto come i glitter che sono pezzi di plastica e tutto quanto. La mica viene estratta sfruttando i minori, quindi purtroppo non si può essere certi che l'estrazione della mica sia avvenuta in maniera sostenibile o comunque etica. Quindi, per esempio, Lush fino a qualche anno fa, non mi ricordo quanti anni fa, usavano la mica nei loro prodotti. Poi hanno deciso di usare la mica sintetica, proprio perché non potevano assicurare che la provenienza della mica fosse effettivamente etica e che non fosse stata estratta da bambini. Io vi lascerò un video qua sotto che è stato fatto proprio dalla Lush, dove si parla appunto di questi problemi della mica, se non ne sapevate niente. Quindi mi raccomando, quando comprate un prodotto, che siano highlighter, palette, rossetti, principalmente sono i prodotti in polvere il problema, perché sono usati più che altro lì, fate molta attenzione a questo ingrediente che è mica. Se c'è scritto synthetic mica, top! Noi adoriamo questi brand che sono bravi, perché comunque la mica non è impossibile da appunto da fare in modo sintetico. Diciamo che evitando questi prodotti, o comunque anche chiedendo ai brand se effettivamente la loro estrazione di mica sia sostenibile o etica, si può, diciamo, non dico che si deve boicottare questa cosa, però semplicemente stiamo parlando di bambini che dovrebbero essere a scuola, o comunque dovrebbero essere istruiti, dovrebbero avere una vita da bambini, vanno nelle miniere per estrarre la mica per poi fare le palette per quei brand super da ricconi, che poi, vabbè, eat the rich, insomma, mangiamo i ricchi, non si può dire più altro. Un'altra cosa sono le eyelash, le fake eyelashes, ovvero le, come si chiamano? Le ciglia finte? Ciglia finte. Adesso tutti mi commenteranno dicendo: non ti ricordi come si dice ciglia finte? No, veramente vi giuro che il mio cervello, quando devo parlare italiano, non ricordo un cacchio. Quindi le ciglia finte, un altro argomento bellissimo di cui dobbiamo parlare. Allora, le ciglia finte, oltre ad essere appunto
un prodotto inutile, nel senso che tutti abbiamo le ciglia e ovviamente, premessa, stiamo parlando comunque di persone che hanno ciglia, che possono usare le loro bellissime ciglia senza dover effettivamente ricorrere a queste cose. Se c'è una persona che appunto ha del disagio perché magari ha le ciglia molto corte o non ha le ciglia o qualsiasi cosa e le ciglia finte la fanno sentire la più bella dell'universo, non posso metterci parola su quella cosa, ma stiamo parlando di persone normalissime che hanno delle belle ciglia, ma che semplicemente vogliono delle corna più grandi. Vabbè, c'è, ovviamente si può anche andare dall'estetista a fare le ciglia finte, hanno un certo costo, ovviamente il costo è più elevato, però perché non amate le vostre ciglia? Ci sono delle persone che hanno delle ciglia bellissime che vedo comunque mettersi le ciglia finte, che senso ha? E quindi queste cose sono pezzi di plastica che sono praticamente un usa e getta, ci sono quelli che puoi usare più volte, per carità di Dio, però principalmente sono quasi un tutto un usa e getta e sono fatte da plastica, però aspettate un attimo, secondo voi era tutto così facile che questa industria fosse così carina, che sono solo pezzettini di plastica che tu metti sugli occhi o comunque cose sintetiche, fibre sintetiche? No, a quanto pare ci sono dei brand che dicono che le loro ciglia siano finte quando in realtà sono di animali veri, in particolare dei, oddio, come si dice in italiano quell'animale? Misone? Visone? Visone? Sì, credo si dica visone, quello che usano anche per le pellicce. Ecco, e solitamente questi generi di brand lo specificano. Solo che cosa è successo ultimamente? È successo che hanno scoperto che Sephora, che dice che le sue ciglia. Ciao a tutti, questa è Doina che sta facendo, editando il video e vorrei dire che ho sbagliato una cosa in questo discorso dove parlavo di Sephora, ovvero ciò che intendevo dire, non so dove stavo pensando quando stavo parlando onestamente, ma ciò che volevo dire è non che queste aziende che vendono le ciglia finte dicano che queste siano fatte di fibre sintetiche, in realtà sono fatte di visone, proprio specificano che sono fatte di visone, però o per carità, forse magari ci sono anche brand che non lo specificano, in realtà sono fatti di visone, e io il discorso di Sephora l'ho messo in mezzo del fatto che loro vendano questi prodotti, e alcune volte su alcune descrizioni di queste ciglia finte c'è scritto cruelty free, che non lo è neanche per niente, quindi scusate la confusione che ho fatto in questo discorso, ero abbastanza incacchiata anche se non si capiva, ero molto molto incacchiata e niente, spero si sia capito del fatto che state molto attenti, se comprate ciglia finte per favore state molto attenti, ci sono tantissimi influencer che hanno sponsorizzato l'anno scorso soprattutto Lily Eyelashes e Velour Eyelashes e ne hanno parlato tantissimo e dicono sempre le ciglia di visone sono fichissime, cioè nel senso, i visoni vengono ammazzati per fare le ciglia finte, non è tipo tagliare i capelli e fare ciglia finte, cioè sono veramente ammazzati, c'è tutta un'industria dietro di visoni che lasciamo stare. Quindi niente, scusate questa interruzione, però sto editando il video e mi accorgo di aver detto una boiata. Ciglia finte, proprio il brand Sephora, che le sue ciglia finte sono 100% fibre sintetiche, non lo sono! Ah! Vi lascerò un articolo qua sotto perché sono degli stronzi che non meritano diritti. Cosa è l'acetone? Allora, io per esempio sono una naturelle, sono un sacco di... da quando sono passata al zero waste che... Diciamo, per un periodo mi ero comprata la macchinetta per fare le unghie semipermanente, poi l'ho venduta dopo 2 settimane molto probabilmente perché era una rottura di palle onestamente farsi le unghie da sola e poi tutti quei prodotti che io dovevo comprare per fare soprattutto gli smalti, cioè gli smalti principalmente, erano tutti testati sull'animale, puzzavano da morì. Quindi ho detto, ma perché io mi devo rompere le palle facendo queste cose quando posso smetterla semplicemente di usare gli smalti? Sì, quindi ho smesso di usare gli smalti, ho avuto degli smalti naturali che erano molto bellini, però cioè erano belli, non ho molto da dire, duravano anche abbastanza, però onestamente era sempre anche là, ritornavamo sul discorso, era una rottura di palle farsi le unghie perché si non si spezzavano, ma si rovinava il colore, io ogni settimana a farmi le unghie non ne ho voglia. So che il semipermanente è molto comodo perché ci abbiamo le mani curate, però questa
Quest'idea che le mani con lo smalto sono le uniche mani curate deve smettere, cioè deve finire, anche le mani senza smalto possono essere molto belle. Io ovviamente ho le unghie che mi crescono molto in fretta, quindi perché devo coprirle con dello smalto quando si può vedere che c'ho delle bellissime unghiette? No, no, sì. Quindi io ho smesso di usare lo smalto, ho solo uno smalto, che è quello trasparente, che ogni tanto lo metto per lucidificare un po' la mia vita, però per il resto sì. Quindi esistono gli smalti, gli acetoni di soia che funzionano ovviamente con gli smalti normali, quindi se avete il gel o se avete il semipermanente ovviamente non funzionerà perché non ha lo stesso effetto, però appunto gli acetoni di soia sono naturali, non puzzano e sono top. Io ovviamente l'acetone di soia non ce l'ho, però ne ho sentito parlare, ho visto tantissime persone che lo usano, per il semplice motivo che io ho ancora un acetone normale, nel senso che ce l'avevo quando ho smesso di mettere lo smalto, giustamente non ho più usato l'acetone perché per cosa usi l'acetone? Cioè, quindi ce l'ho ancora, quindi adesso diciamo che lo uso quando mi devo rimuovere la smalto trasparente, sì, e ovviamente ho anche dei dischetti struccanti che non uso più, che uso appunto per togliere lo smalto. Quindi questa è tutta la mia routine, delle unghie, bellissime. Poi ogni tanto io comunque vado dall'estetista, non sto a dire che oh mio Dio, boicotto estetisti, no. Io vado all'estetista per farmele pulire più che altro perché a me magno le pellicine, e anche la pedicure farla ogni tanto perché non sono brava con queste cose, però diciamo che è una cosa che più che altro vado in estate per la pedicure e anche per la manicure ogni tanto così quando mi gira perché ho voglia di una piccola coccolina. Prossima cosa sono le mie cose preferite, ovvero mi si è spenta la fotocamera, quindi ho dovuto interrompere il video così che stava venendo con un mood supremo. Allora, prima di tutto forse la luce è un pochino diversa perché ho messo la tenda. Ho cambiato le tende in questa stanza, quindi sono un pochino scure, però credo che mi vedete lo stesso perché tanto sono sempre pallida come un fantasmino, quindi tutto a posto. Allora, prossima cosa della quale volevo parlare. La mia fave, ovvero le magliette fast fashion con tanti di questi slogan super fasulli che neanche loro seguono, ovvero We should all be feminist, feminismo is the way, feminism, love is female. Questo ovviamente mi dà fastidio per un motivo soltanto. Sono multinazionali fast fashion che sfruttano bambini e anche tantissime tantissime donne che poi ci spropinano questi slogan da femminismo che non ha niente, 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 assolutamente niente di femminista. Quindi sì, queste sono le mie cose, cioè sono le cose che mi mandano più fuori di melone. A un certo punto H&M aveva una maglietta che c'era scritto tipo Save the planet. Salvalo tu, stronzo! La prossima cosa è lo spray fissante. Lo spray fissante è un prodotto inutile. Inutile. Io l'ho provato, quindi parlo anche da persone che l'hanno provato, non da solo da persone che dicono: Oh mio Dio, inutile, boycott, boycott. No, io ho provato lo spray fissante, ho provato anche uno molto molto buono. Boh. Cioè, nel senso, il mio trucco durava allo stesso modo, anche in estate, comunque, per quanto tu possa riempirti di spray fissante comunque, cioè fa caldo, raga. Lo spray fissante non aiuterà, non farà miracoli. Quindi trovo che sia veramente uno spreco supremo, ma proprio supremo, supremo al massimo del supremo. E quindi è una cosa che io non possiedo più. L'ho posseduta per un po', l'ho finita a malavoglia, ma l'ho finita e poi fine. Allora, la prossima cosa sono le salvietine struccanti. Le salvietine struccanti sono orribili. Sono orribili sia perché non sono biodegradabili, non sono compostabili, quelle vanno direttamente nella spazzatura, non sono niente, quindi spazzatura, spazzatura. Ma oltretutto vengono sempre questo pacco di plastica e queste cose, le salvietine struccanti, in realtà non fanno così bene perché la maggior parte di quelle salvietine struccanti contengono alcol, e non fa così bene metterla sul viso, però a parte tutto ciò, come se non bastassero tutti quei dischetti di cotone che vengono buttati giornalmente, chissà quanti, non voglio neanche saperlo, in realtà lo so purtroppo e voglio dimenticare di aver letto un numero tale, sono inutili perché tanta gente magari li usa, ah, ma io li uso per disinfettarmi le mani, ma comprati un disinfettante, comprati la mucchina, magari non è il miglior periodo per parlare di mucchina. Però le salviettine struccanti sono veramente inutili, cioè, oddio,
o ti strucchi con le cose struccanti, ma no, non serve, cioè non sono tipo, ah, ma in viaggio sono utili, eccetera, eccetera. No, in realtà non fanno così bene al viso, quindi per favore usate delle cose migliori e soprattutto usate delle cose riutilizzabili, che è la cosa migliore che possa esistere, anche sul livello delle salvettine struccanti, sempre lo stesso tessuto, sempre schifo, sono le maschere in stoffa. In stoffa, forse ne ho già parlato di queste, ma mi andava di rimetterle di nuovo per farvi capire quanto sono uno spreco supremo, perché oltre a venire appunto in un sacchettino di plastica, sono un usa e getta inutile, perché quella maschera la usate 10 minuti, letteralmente 10 minuti sul vostro viso, poi finisce nella spazzatura. Esistono comunque delle maschere in cotone, cioè in cotone, maschere in tessuto che sono compostabili, probabilmente costano tanto. Quindi, onestamente, il mio più sincero augurio è compratevi una maschera che effettivamente faccia qualcosa, perché quelle maschere in tessuto non fanno niente, cioè non fanno niente, diciamoci la verità. La prossima cosa che volevo mettere in questa lista sono i rasoi usa e getta. Sì, detestiamo i rasoi usa e getta. Allora, come ci tengo a precisare che se non vi depilate avete tutta la mia stima, continuate così e va bene così, nessuno vi deve dire cosa fare col vostro corpo, però se vi depilate per favore cercate di avere un'alternativa più sostenibile, perché comunque i rasoi usa e getta, uno, costano tantissimo, due, non si possono riciclare granché, tre, costano tantissimo, quattro, c'è l'IVA, cinque, costano tantissimo, sei, esistono i rasoi riutilizzabili, che sono i safety razor, che sono quelli in metallo dove voi cambiate solo la lametta essendo in metallo si può riciclare, musica per le mie orecchie, e oltretutto per i maschietti, per gli uomini e tutto quanto, ci sono i rasoi elettrici, quindi per farvi la barba se per caso avete veramente bisogno del rasoio, ma ovviamente anche il rasoio, il safety razor può essere usato sul viso senza problemi. Quindi sì, ci tenevo a mettere il rasoio qua perché c'è ancora troppa gente che compra il rasoio usa e getta, ma perché vi fate del male? Perché spendete tutti quei soldi per delle cose che c'è l'alternativa che vi durerà per sempre? Io ho finito di essere così cattiva in questo video, scusatemi, e noi ci vediamo la prossima volta. Fatemi sapere se avete qualche altra cosa da mettere in questa lista. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!